È stato presentato in Cina dal giorno 1 aprile ed è disponibile dal 9 aprile. Mi riferisco a questo Mi Notebook da 15 e 6 pollici, uno dei nuovi notebook della rinnovata gamma di portatili Xiaomi. Non si tratta del modello Pro e del modello Air, bensì di un modello mainstream, di fascia d'ingresso, anzi, mi verrebbe da dire, e questo è evidente già guardando lo schermo con questi bordi così larghi e tozzi. Non c'è neanche quel rivestimento in vetro edge to edge che ritroviamo sul Pro e sull'Air. Lo schermo è da 15 e 6 pollici, ha una risoluzione Full HD e una fedeltà colore veramente molto bassa del 45% NTSC. La cornice è così ampia che non hanno trovato nessun problema, nessuna difficoltà a inserire una camera qui in alto. C'è spazio ovviamente anche per il logo Mi di Xiaomi qui in basso. Il design richiama un po' quello degli altri modelli della gamma, ma abbiamo un telaio fabbricato quasi completamente in plastica, anche se c'è comunque il metallo sulla cover posteriore. La tastiera è estesa e comprende su questo modello mainstream, a differenza del Pro, anche il tastierino numerico qui di lato. Quindi una aggiunta interessante, molto comoda per chi inserisce spesso delle cifre. In compenso però hanno tolto la retroilluminazione. Un touchpad veramente ampio occupa buona parte del palm rest, ha bottoni di selezione sotto la superficie ma non c'è il fingerprint reader nell'angolo. Poi vi mostro un po' il lato, l'ingombro è sicuramente superiore rispetto al Mi Notebook Pro, abbiamo uno spessore di quasi 2 cm, anche il peso è decisamente maggiore, non ho il dato in questo momento ma vi posso assicurare che è sicuramente superiore rispetto al modello Pro. Le interfacce qui sul lato sinistro abbiamo un connettore RJ45 a soffietto, una HDMI out, due porte USB, un jack audio, frontalmente non c'è assolutamente nulla e poi su quest'altro lato, sul lato destro, abbiamo il plug di alimentazione, un LED di stato, un'altra porta USB full size e un lettore di schede SD full size. Faccio notare questo pannello in metallo qui sulla cover posteriore senza logo, anche questo è un dettaglio estetico comune a tutta la gamma di laptop Xiaomi. E sul fondo troviamo due speaker con una cassa di risonanza maggiorata da 3 watt, quindi consentono un audio abbastanza potente, e una griglia per il sistema di raffreddamento, un sistema di raffreddamento che prevede due ventole e due heat pipe. Quindi sia l'audio che il raffreddamento sono stati curati in maniera particolare su questa macchina e potrebbero fare la differenza nella scelta rispetto alle tantissime altre soluzioni che si trovano già sul mercato. Diamo uno sguardo poi nelle informazioni di sistema e vediamo che ci sono processori Intel Core i5 8250U, supporta anche i3 ed i7 con 8 GB di memoria RAM e uno storage che può comprendere un solo drive o due drive, un drive allo stato solido più un drive magnetico tradizionale fino a un massimo di 1 TB, e su alcune macchine c'è anche, come in questo caso, una grafica Nvidia MX 110 con 2 GB di memoria video dedicati. E questo è un riepilogo di tutte le configurazioni disponibili, potete vedere ci sono varie opzioni per quanto riguarda la memoria, il processore, lo storage e anche la grafica. E poi c'è anche un modello bianco, questo è il modello nero, ci sarà anche una versione bianca. È tutto per questa mia anteprima qui dalla Cina con il nuovo Mi Notebook da 15 e 6 pollici. Qui è già in vendita con prezzi a partire da 3.399 yuan. Non ho informazioni circa l'arrivo in Italia e i prezzi. Troverete questi dettagli sulla notizia che pubblicheremo su notebookitalia.it collegata a questo video.